Il Giro dell'Emilia è stata non solo l'occasione per applaudire il russo Alexander Vlasov dell'Astana, ma anche per tornare a parlare di sicurezza in corsa con i protagonisti del ciclismo mondiale. Alexander Vlasov, conosciamo benissimo le tue qualità. Adesso stai puntando addirittura al Giro d'Italia, quello dei più grandi. Non è che sto puntando classifica generale, vado a fare esperienze, che è il mio primo grande giro, non so cosa aspettare, soprattutto alla terza settimana, che non so neanche cos'è. Poi vediamo come andrà, sì, spero di star bene e tenere duro tutte e tre settimane. A proposito delle cadute, della sicurezza in corsa, qual è il tuo pensiero? Sì, magari si può organizzare un po' di più, magari per chiudere strade meglio, perché a volte escono le macchine sul percorso. Sì, adesso magari si può mettere un po' più gente per le strade, per fermare altre macchine e anche per le curve pericolose mettere più cartelli, qualcosa per vedere. L'imbarazzo evidente dell'atleta russo è lo stesso che si respira in zona ammiraglie ogni qualvolta si cerca di affrontare il tema della tutela degli atleti impegnati in gara. Nonostante quanto si è visto nell'ultimo giro di Lombardia, c'è chi, come Matteo Tosatto del team Ineos, vede il bicchiere mezzo pieno. Matteo Tosatto, una valutazione sulla sicurezza nelle corse, soprattutto dopo i fatti del Lombardia. Una valutazione, il ciclismo è uno sport su strada, sempre pericoloso, le cadute ci sono sempre state, poi ci sono delle cadute strane, tra virgolette, però sì, l'ultimo, infatti, soprattutto successi l'ultimo Lombardia, tanti gridano a maggior sicurezza, sì, ci può stare, però penso che stanno facendo dei grandi passi enormi per la sicurezza per i corridori. Abbiamo visto tanti cambiamenti anche sui circuiti finali e poi a volte purtroppo succede qualcosa. L'imprevisto, quello che è successo a Renko è una cosa che magari è successa tantissime altre volte, però non c'era il salto da fare, si fermavano o scivolavano, è stato un errore. Ovviamente in base a questi errori bisogna alzare l'asticella ancora per la sicurezza. Si può fare, lo stanno facendo, l'unica cosa è che, quello che dico io, bisogna essere uniti anche su questa cosa. Tu saresti stato così azzardato da corridore, quel Lombardia lo hai fatto con quel percorso e hai visto anche quella discesa? Ma azzardato, sappiamo che quando... Anch'io sono stato corridore, quando hai il numero attaccato alla schiena non vedi, guardi te stesso e ognuno fa qualche attacco in salita, chi attacca in discesa, ovvio che attaccare in discesa ci sono maggiori rischi, c'è quello più bravo, quello meno bravo. Dopo bisogna vedere se il rischio vale la candela, tante volte si rischia per niente, si crea confusione, si crea stress. Però come dico, se guardiamo anche altri incidenti in Formula 1, in MotoGP, a 300 km orari sono stati fatti degli errori, adesso con la maggior sicurezza anche lì ci sono fatti dei grandissimi passi avanti. Il ciclismo è un porto su strada, non hanno riparazione, non hanno niente a parte il casco, abbiamo sempre uno che ci guarda dall'alto, che ci protegge, però questo non basta, bisogna fare di più. E sono sicuro che tutti gli organi faranno sempre di più per la sicurezza dei corridori. Cadute e incidenti rovinosi declassati a rischi del mestiere che ci sono sempre stati e sempre continueranno ad esserci, secondo un altro tra i tecnici di maggiore esperienza del gruppo, Paolo Slongo della Trek Segafredo. Dopo un Lombardia in cui se ne sono viste di tutti i colori, insomma, qualche iniziativa la state prendendo in merito alla sicurezza nelle gare, soprattutto per la tutela e la salvaguardia dei corridori? Ma penso che la gara, cioè ci sono tanti fatti che succedono e tante volte sono spiacevoli, però non penso sia tutta colpa dell'organizzatore, nel senso noi le discese o tante volte corriamo sul pavé in Belgio su delle situazioni dove la sicurezza non è sicuramente, cioè fa parte del mestiere del ciclismo, no? È quello di rischiare o di saper andare in bici, quindi l'unico fatto magari
da segnalare quella macchina che ha attraversato la strada e ha fatto cadere il campione tedesco. Questo magari è sempre difficile in una gara in linea avere tutto sotto controllo, ma questo dovrebbe far pensare. Invece per la caduta di Everpool, che comunque dispiace a tutti, penso che siano fatti di corsa che sono successi e sempre succederanno in tutte le gare. Difficile quindi presidiare tutti gli incroci, tutti i ponti, tutti i punti critici? Ma secondo me, l'organizzazione fa già tanto, secondo me, quindi io segnalerei solo l'episodio, ripeto, della macchina che ha attraversato la strada e non doveva essere sul percorso, e ti dico, per tutto il resto il ciclismo si fa su strada e si fa, magari la storia del ciclismo l'hanno fatto anche gare che, ripeto, in Belgio come la Parigi-Roubaix o altre, insomma, corri in situazioni al limite per il ciclismo, quindi da una parte è bello, però da una parte è un po' più rischioso, quindi insomma fa parte del mestiere. L'unica cosa è magari che non ci siano macchine nella strada, e questo secondo me fa parte anche della cultura delle persone, anche che non amano il ciclismo. Quando c'è una manifestazione noi non possiamo avere uno stadio, e quindi un po' più di rispetto da parte di tutti quando ci sono queste gare che per noi si svolgono su strada alla fine. Dello stesso avviso anche chi è sceso da poco dalla bicicletta, come il delfino di Bibione Franco Pellizzotti. Sicurezza nelle corse, Franco Pellizzotti, hai smesso praticamente da poco, in quel Lombardia è stata la tua ultima corsa, il percorso lo conosci, la sicurezza è da aumentare in queste gare? Ma sai, dopo i fatti che sono successi sicuramente ti fa pensare a tante cose, però è anche vero che è difficile colpevolizzare gli organizzatori, perché il nostro sport viene fatto sulle strade, e se andiamo a guardare bene le due cadute, quella di Remco, sì, magari si poteva fare qualcosa in più, però ripeto, una discesa così pericolosa è difficile da mettere in sicurezza tutta. E poi quello che è successo sull'ultima discesa al povero Schachmann, metto un po' anche dalla parte degli organizzatori. È stata un Lombardia molto particolare, perché se andiamo a guardare i primi 10 della classifica senza andare oltre, sono arrivati dal primo al decimo, sono passati 6 minuti e 40 e sono arrivati uno alla volta. Ripeto, è facile criticare, e sicuramente bisognerà fare molto, bisognerà guardare se si è sbagliato e dove. Bisogna sempre andare avanti, e in questo sicuramente ti fa pensare. Anche quando non si cerca un responsabile, si registra quindi una levata di scudi in favore di RCS Sport. Quanto successo a Lombardia avrebbe messo alla gogna qualsiasi altro organizzatore, ma non la macchina organizzativa diretta da Mauro Vegni, verso la quale non sorge mai alcuna protesta. Chi è fuori dal coro in questo periodo è senza dubbio Mario Cipollini, che in uno dei suoi recenti interventi non ha mancato di far sentire la sua critica feroce. In questo momento in cui si parla sempre di sicurezza, sicurezza per i ciclisti, rispetto per i ciclisti, un metro e mezzo, c'è una politica di sicurezza e quant'altro, sulla sicurezza nella discesa della Colma di Sormano ieri nessuno ha detto niente. Fondamentalmente si doveva parlare di altro, si doveva criticare e si deve criticare un'organizzazione che non è riuscita a proteggere i propri atleti. Non dico tutto il percorso 250 chilometri, ma sappiamo che in quella discesa sono cadute due persone negli anni precedenti che hanno quasi smesso di gareggiare, che hanno avuto delle problematiche. Bakeland in realtà ha avuto un declino della carriera incredibile, quando stiamo parlando di un atleta di grande importanza, perché è finito di sotto, si è rotto tutto. Perché un discorso è cadere e l'altro è andare a finire di sotto. È una cosa improponibile pensare che degli atleti rischino di finire di sotto. Questo è una cosa che mi colpisce. Molto mi colpisce e sinceramente mi fa male.
mi fa male perché mostra ancora di più, come dire, il fatto che in questo momento è un ciclismo estremamente povero, troppo povero. Ma se non è come dice il Re Leone, se gli organizzatori davvero non potevano fare di più, allora la colpa è tutta dei corridori? Lo abbiamo chiesto ai tecnici. Ma sai, fatalità in ammiraglia con l'altro direttore sportivo, con Volpi, si parlava di dove si poteva magari mettere in difficoltà un ragazzo come Remco, e l'unico punto dove potevi metterlo in difficoltà era la discesa, perché magari sai un po' la sua inesperienza, visto che non è tantissimi anni che va in bicicletta, visto la discesa molto pericolosa, molto tecnica, e corridori come Nibali erano tre track, sicuramente era il punto dove si poteva metterlo più in difficoltà. E sicuramente in difficoltà non in questo senso farlo cadere, ma sicuramente farlo inseguire e arrivare in fondo alla discesa, Marico metterlo a 10-15 secondi. Ripeto, è successo a lui, succederà sicuramente in futuro, perché le discese, ripeto, il ciclismo è fatto sulla strada. Col senno di poi, magari, non so, aver messo delle reti arancioni, però ripeto, era una discesa che tutti sapevano, l'avrà vista penso anche lui in ricognizione i giorni precedenti. Quando l'hai fatta tu a Lombardia, non te ne sei accorto, sei scivolato giù tranquillamente? Ma se vai a guardare tutta la discesa, a punti pericolosi ce n'è molti, perché c'era quello lì, c'è quello dove mi ricordo un paio di anni fa era caduto Gilbert con Ballan, c'è la curva verso destra dove quasi ogni anno finiscono per terra altri corridori. Ripeto, col senno di poi è facile criticare, bisogna solo, secondo me, bisogna prendere atto e cercare di migliorarsi, però ripeto, non è giusto neanche colpevolizzare gli organizzatori. Tu sei stato anche organizzatore, oltre che corridore, sei anche il direttore sportivo, allenatore di Nibali. Avresti fatto quell'attacco lì in discesa a Kamikaze dove è caduto Evenepoel? Cioè, non so cosa pensa la gente, però non è stato fatto nessun attacco, nel senso che nessuno si è staccato, solo sì, ha sbagliato la curva solo lui, gli altri sono sempre stati insomma a ruota. Noi avevamo un gruppo di quattro corridori, poi sono formati sei corridori che erano potenziali vincitori, che erano 15 secondi, e quindi abbiamo fatto la discesa non per attaccare, l'abbiamo fatta forte, in sicurezza, per non farli rientrare, tutto qua, insomma. Indipendentemente da colpe e responsabilità, resta il fatto che la De Keuning Quick Step, uno dei team più forti al mondo, in una settimana ha rischiato di perdere Fabio Jakobsen, Remco Evenepoel e Mattia Cattaneo. Tre incidenti diversi, ma tutti e tre avrebbero potuto risultare mortali. E allora, anche volendo sostenere che nulla poteva essere fatto in più per evitarli, la speranza è che almeno da questi tragici eventi si tragga insegnamento e si faccia qualcosa di concreto per migliorare la sicurezza per il futuro delle due ruote. Un cambiamento che non è arrivato dopo la tragedia dello scorso anno che ha portato alla morte di Giovanni Iannelli, ma che oggi dovrebbe essere preteso ad alta voce dagli stessi corridori, come non ha paura di segnalare ai nostri microfoni il portoghese João Almeida, compagno di squadra di Fabio, Remco e Mattia. Sei stato ripreso a pochissimi metri dal traguardo, qual è stata la tua sensazione? I was really close to the victory. Of course, I was beaten by a much stronger rider. He did a really good climb. I gave my best. I tried to do it for Remco, Fabio, also Lampi. Another bad luck day with the crash of Mattia, and we'll try the next races. Il tuo pensiero sulle problematiche relative alla sicurezza in corsa, dopo soprattutto quanto accaduto ai tuoi compagni di squadra? Yeah, I think for sure there's some downhills and also bridges. I think the UCI should work more on security of the riders. And the roads are sometimes are really bad. They're also really, the floor is really bad. But also some riders, they just take too many risks when it's not necessary. And if one crash, everyone will crash for sure.